Se potessi avere memoria, il mare e le sue onde mediterranee ricordassero questi occhi incontratisi da ogni sua sponda. Se ogni passaporto finalmente bruciasse e le luci delle nostre identità risorgessero ogni giorno, scritte soltanto in ciò che siamo e che facciamo. Se i muri di questa sala sbocciassero di meraviglia e lasciassero moltiplicare questo dannato bisogno di carezze. Se le strade si incrociassero accogliendo passi diversi e il vento mescolasse assieme tutte le orme lasciate. Se dopo aver seminato buoni propositi, questi continuassero a germogliare nei nostri piccoli ma rivoluzionari gesti quotidiani. Se il premio fosse vincere la sconfitta per renderla consapevole di sé fino alla nudità della radice, permettendo nuove ipotesi di crescita. Se l'esserci incontrati non fosse solo un caso, ma il frutto saporito del nostro cercarci. Se le rotte che hanno disegnato la pelle non restassero solo nelle parole scritte. Se accettassimo di riconoscere il nemico che ci abita e che imputiamo all'altro, cercando ancora una pace che sia pace da tutte le prospettive. Se sapessimo tradurre questi sé in tanti sogni viventi, allora forse ogni goccia di questo mare, nostro mare, ci ricorderà come un passaggio di sole, ci ricorderà come il cielo che ha pianto tutto il giorno, ci ricorderà come i fiori, i libri, gli arrivederci, ci ricorderà come questo treno che mi riporta indietro, ci ricorderà e ci ritroverà figli della stessa casa, della stessa terra, dello stesso mare. E ancora ci ricorderà, ci ricorderà, ci ricorderà. Thank you.
Signore e signori, buonasera. Sono sinceramente emozionato di essere qui ancora una volta dopo l'anno scorso in questo ruolo che non mi è proprio, ma che comunque cercherò di portare avanti con decoro e con dignità. Vi do il benvenuto a questa seconda edizione del premio letterario Mare Nostrum, che anche quest'anno si è aperto in una forma musicale, come appunto l'anno scorso, come vorremmo che fosse la nostra tradizione, dal momento che riteniamo che tutte le arti sono e possono concorrere a trasmettere culture diverse, specialmente quando ad essere suonati sono strumenti che non appartengono ai nostri mondi, ma vengono da posti diversi, e i cui nomi in realtà non conosco e quindi non mi cimenterò nemmeno in questo tentativo. Vorrei richiamare semplicemente alcune cose. Quest'anno, proprio che richiamano la questione delle diverse arti, quest'anno abbiamo tentato un esperimento che è stato fatto ieri sera di unire a questa manifestazione di oggi una proiezione di un film. È stato un connubio che abbiamo cercato con Europa Cinema, che appunto quest'anno aveva inaugurato la propria edizione dedicando una sezione al cinema dei migranti, quindi al cinema fatto da persone che non sono italiane, e i cui interpreti appunto sono persone non della nostra nazionalità, ma che interpretano appunto i problemi di migranti che si trovano a vivere in realtà diverse. Luciana Castellina avrebbe voluto essere qua, ma sapevamo che non sarebbe potuta intervenire perché aveva degli impegni che la trattenevano all'estero. Torniamo un attimo indietro perché nell'emozione ho trascurato doverosamente, come è il caso di dire, di presentare il duo musicale, questo gruppo che si chiama Tamburi del Sole e che è formato da Marco Cinque e da Maurizio il Carbone, e che appunto ci ha presentato queste musiche e che tornerà poi e ci farà sentire ancora della musica. Tornando a quanto dicevo prima, cioè alla Luciana Castellina ci ha mandato due righe che io ora leggerò insieme ad altri messaggi, molto brevemente, ma che mi sono cari e tra i quali uno molto importante perché viene appunto dalla Presidenza della Repubblica e che quindi credo faccia piacere sentire e ascoltare anche a voi. La Castellina dice semplicemente: a queste nuove culture, alle loro espressioni letterarie e cinematografiche, molte ormai in Europa, assai meno in Italia dove far film è difficile, occorre dare visibilità. Spesso ne hanno troppo poco ed è bene discuterne, capirle, incoraggiarle, trovarvi linfa per rinnovare le nostre. Per questo l'iniziativa di Mare Nostrum è importante e rappresenta anche una utile sinergia con quanto appunto Europa Cinema ha fatto nella medesima edizione, come dicevo, aprendo nel Festival del Cinema Europeo una finestra dedicata al cinema di nuovi europei. L'altro messaggio che intendo leggere sommariamente è quello dell'onorevole Jacopo Venier. Venier fa parte del direttivo nazionale di Punto Critico, non poteva essere qua, se ne dispiace, e dice: lo scorso anno abbiamo registrato il successo di un'idea tanto semplice quanto coraggiosa. Serviva e serve un'occasione per riconoscere il contributo ormai fondamentale che gli intellettuali migranti offrono allo sviluppo della cultura italiana. A non una distanza da quel primo evento, la presenza di tanti ospiti autorevoli e i riconoscimenti che il premio ha ottenuto stanno trasformando l'idea di pochi in un appuntamento abbastanza importante e di questo ne siamo contenti. Si dice dispiaciuto di non poter essere ovviamente oggi con noi e continua dicendo: chi non è oggi a Viareggio perderà l'occasione per poter coltivare ed aprire la mente e conoscere persone e paesi che solo gli spacciatori di paura e i predicatori di odio, intrisi dall'ideologia dello scontro di civiltà, possono considerare nemici. Vengo quindi al. Al telegramma che ci ha mandato la Presidenza della Repubblica, che ovviamente ci fa onore. Il nostro premio, che quest'anno ha ricevuto il patrocinio delle istituzioni, cosa che l'anno scorso appunto non aveva avuto, tra tutte le istituzioni presenti dalla Regione al Comune, ma non per ordine di importanza, soltanto per un fatto di distanza, ha avuto anche se in ritardo non è stato, appunto il patrocinio della Presidenza della Repubblica.
che scrive: il Premio Nazionale Giornalistico Letterario Mare Nostrum, giunto alla seconda edizione, è preziosa occasione per valorizzare impegni letterari che arricchiscono il patrimonio culturale nazionale e favoriscono una consapevole integrazione fra i popoli. Le scritture migranti sono il frutto di una continua mediazione linguistica capace di creare una letteratura proiettata nel futuro che trae linfa e alimento dalla ricchezza del confronto tra mondi, culture e esperienze diverse. Il Presidente della Repubblica esprime apprezzamento per il valore dell'iniziativa e rivolge un augurio ai premiati, agli organizzatori e a tutti i presenti un saluto cordiale, cui unisco il mio personale. Donato Marra, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. E questo ovviamente ci fa molto, molto, molto piacere. Io sono soltanto un portavoce in questo caso, e quindi non ho titolo e non voglio rubare il ruolo di nessuno. Dirò soltanto che questo premio credo che abbia, oltre il merito forse di mettere ovviamente in luce la questione delle culture diverse, dell'integrazione, di favorire questo percorso, anche quello di voler che in questa manifestazione sia una manifestazione sobria, non celebrativa, per cui sarà una cosa abbastanza rapida, non frettolosa, ma una cosa spero vivace che tenga sull'interesse di tutti quanti, per cui non cercheremo di non perdere troppo tempo nelle cerimonie. Pertanto passerei subito la parola al primo intervento, che è quello della nostra della dottoressa Martina, prego, Mary Martina, che fa parte della Direzione Nazionale di Punto Critico, associazione della quale faccio parte, che appunto ci illustrerà i nostri prodotti. Prego. Buonasera a tutti e a tutte. Io devo dire che sono particolarmente emozionata, un po' perché parlare così di fronte a tante persone non ci sono abituata e quindi sono veramente emozionata, un po' perché è la seconda edizione del premio e perché oggi è una giornata davvero particolare. Oggi è il 7 ottobre ed è la giornata che è stata scelta dal Social Forum di Atene da dedicare all'immigrazione, e oggi ci sono manifestazioni in tutta Europa, in Italia contro la legge Bossi-Fini e per il riconoscimento del diritto di cittadinanza degli immigrati. La giornata di oggi non a caso perché appunto un anno fa accadde un fatto particolarmente drammatico a Ceuta Melilla, e quindi questa giornata oggi è veramente significativa e particolare, e il nostro premio io potrei dire che si colloca in questo ambito. È chiaro, è stato casuale, però sono ben contenta che sia successo. Sono contenta di essere io a parlare e dopo vi dirò perché. La nostra associazione è nata circa 4 anni fa. Io credo che quando sono stata coinvolta in questa esperienza da coloro che furono i soci fondatori, che l'anno scorso li ricordò Venier, ma io ci tengo nuovamente a ricordarli, ossia Jacopo Venier, oggi onorevole, Maurizio Musolino e Genovale Andrea, io ero un po' così, nel senso, perché un'altra associazione? È circa 4 anni che lavoriamo, con fatica, con impegno, e io credo che l'esistere di questa associazione, come di molte altre, sia importante. Lo scopo, riflettere, conoscerci, incontrarci, riflettere su tutte quelle che sono le tematiche, le problematiche di un mondo ricco di contraddizioni e che le cui fratture, le cui contraddizioni vanno veramente ormai, io direi che sono ormai insanabili, non so cosa possa essere quello che risolverà le sorti del mondo. Questa frattura tra sud e nord, tra una minoranza di ricchi e una stragrande maggioranza di poveri. La nostra associazione quindi vuole accendere un riflettore, è presuntuoso dirlo, però essere un luogo di incontro, dove ci incontriamo tra le persone per riflettere con un occhio diverso a volte anche da quella che è la comunicazione normale, nota, un
più consona al sistema. Questo premio si colloca in quella che è l'attività dell'associazione. È un premio particolare, dopo il presidente della giuria lo descriverà meglio nei dettagli. È il premio Mare Nostrum. Mare Nostrum non a caso, perché il mare, che dovrebbe essere scambio di culture, scambio incontro di popoli, oggi è diventato invece luogo di drammatiche tragedie che, alle quali assistiamo tutti i giorni. Beh, noi vogliamo invece rivederlo come luogo positivo, come luogo di incontro, di scambio e di appunto di incontro di culture in questo caso preciso. Perché oggi particolarmente importante, oltre al motivo che ho detto prima, il premio di oggi vede tra i premiati, che sono quattro, vede tre donne come premiate. Allora, io credo che questo sia importante, anche questo ci sono state delle giurie, la giuria che ha deciso i premi, eppure questa situazione, cioè il fatto che ci siano tre donne premiate, si colloca in dei giorni in cui il rapporto dell'ONU sull'immigrazione ci dice che l'immigrazione femminile è molto forte, molto alta, in alcune regioni e zone supera del 2-3% quella maschile, eppure non se ne parla più di tanto. Le donne che lasciano i loro affetti, spesso i loro figli, anzi pensiamo a tutta la grande fetta delle badanti, che addirittura sono fonte di fanno le loro rimesse economiche a casa e diventano fonte di sostentamento per le loro famiglie. Ecco, io credo che questo sia particolarmente significativo, perché le donne che con molta più fatica degli uomini riescono ad acquisire visibilità, a farsi vedere, e questo credo che invece le donne sono state le artefici, le protagoniste di molte battaglie per il riconoscimento dei diritti civili e politici. E questo però, del resto, mi viene da pensare, da fare un paragone, il fatto che si parli poco delle donne immigrate. È solo di questi ultimi tempi che anche la storiografia ha riscoperto e ha scoperto e ha valorizzato quello che è stato il lavoro delle donne nella resistenza. Quindi io credo che noi donne in Italia e nel resto d'Europa, perché abbiamo anche avuto queste esperienze, dobbiamo renderci partecipi di questo processo, perché loro acquistino visibilità prima forse che di noi. Acquistano visibilità purtroppo in maniera drammatica, e il mio pensiero va ad Ina, e questo insomma credo che non sia, cioè che ci debba veramente far riflettere tantissimo. Per questo oggi sono appunto particolarmente emozionata e contenta perché siamo giunti alla seconda edizione e anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, e come associazione che appunto vede questa tra le molteplici attività che si diffondono in altri territori ed in altri locali, speriamo e sicuramente ci metteremo tutto l'impegno perché questo progetto possa continuare. Questa associazione, appunto, come dicevo, vuole contribuire ad aprire, a metterci insieme, a discutere con occhi diversi di questioni che a volte acquisiscono anche dei luoghi comuni che, quando poi ci troviamo a discutere, possono essere anche visti da altri punti di vista. Per esempio, ora probabilmente sto per dire una cosa che non molti, sulla quale alcuni in questa sala non concorderanno, ma la nostra associazione sarà protagonista di una festa nazionale che terremo a Castelfranco Emilia, il cui titolo è Cuba modello di diritti. Io credo che questo voglia dire che in quei giorni noi discuteremo di Cuba in un certo modo, in un modo particolare. Perché fondamentalmente
alcune riflessioni su Cuba che sono venute anche da coloro che hanno aderito alla manifestazione del 30 settembre che si è tenuta a Milano, sono riflessioni che vengono da persone quali Don Gallo o altri che vedono Cuba in un modo molto diverso da quello che purtroppo oggi sta invece venendo fuori. Quindi io credo che questa associazione, e lo dico un po' con presunzione, abbia come obiettivo, come progetto, quello di far emergere il vero punto critico della nostra realtà. Grazie. Siamo Mary e Martina e chiamiamo a parlare più diffusamente del premio e della genesi, dei cambiamenti che ci sono stati, il presidente appunto della giuria, Gino Barzella. Prego. Buonasera. Il premio Mare Nostrum è arrivato alla seconda edizione, come diceva Mary, per noi è già un bel traguardo. Siamo contenti e vi ringraziamo tutti di essere qui con noi oggi a permetterci di realizzare un secondo passo di questo sogno che speriamo possa continuare. Tutto è nato, come diceva nel messaggio di Venier, tutto è nato per un'idea semplice, forse tanto semplice quanto banale, che è quella di provare a costruire attorno al Mediterraneo, Mare Nostrum, dei ponti. Quando invece ci troviamo in un periodo in cui si cerca di fare degli scontri, no? Provare a costruire dei ponti. E le persone che oggi verranno qui a questo premio, premiate, un po' ci danno la chiave di questi ponti che si possono tracciare lungo e attorno al Mediterraneo. E allora io vorrei proprio per illustrarvi un po' questo premio, provare questo percorso tra le persone che poi vedremo venire su e che ce lo illustreranno concretamente, no? Il primo premio che è quello per un giornalista o una giornalista immigrata che sarà dall'Algeria, quindi saltiamo in Algeria. Nassera Ben Ali è una giornalista che ha già, nonostante la sua giovane età, ha già una vita di lavoro dietro di sé e di pericoli corsi, di aver pagato personalmente anche per il suo lavoro. Però di Nassera Ben Ali io vorrei solo citare l'ultima cosa che lei ha fatto, diciamo in senso di temporale, il suo libro. Solo il titolo, Scontro di inciviltà. Noi parliamo sempre di scontro di civiltà. La sera ci dice proviamo un po' a andare a fondo alle cose. Scontro di civiltà o scontro di inciviltà? Algeria. Premio letterario, saltiamo il Mediterraneo e andiamo in Croazia. E qui ci abbiamo Sara Lukanić che ci presenta una serie di storie di popoli senza terra. Popoli che sono costretti a vagare, ecco, il mondo dell'immigrazione, dei profughi, di popoli senza terra che però non perdono mai la memoria della loro terra. E allora è una memoria da recuperare, la letteratura serve anche a questo, da far crescere dentro di noi per lanciare messaggi di pace a Croazia. Facciamo un altro bel salto lungo il Mediterraneo e arriviamo al Sahara occidentale. Dove abbiamo il premio per una personalità che ha lavorato e che lavora e che paga per i diritti umani, Aminatou Hadai, del Sahara occidentale. Una persona che ha pagato con la prigione per la sua lotta per il suo popolo, un altro dei popoli senza terra. Il suo popolo, i diritti della gente, i diritti delle donne, lei sarà premiata per questo premio, no? Per i diritti umani. Facciamo ancora un altro salto lungo il Mediterraneo e arriviamo
in Israele. In Israele c'è questo premio che noi abbiamo lanciato assieme all'Arci, intitolato a Tom Benettollo, mai dimenticato presidente dell'Arci che ci ha lasciato 2 anni fa, a Uri Avneri, che è stato nel 2001 premio Nobel alternativo per la pace ed è una delle figure più importanti del pacifismo israeliano. Ecco, vedete un po' questa idea, se vogliamo anche semplice, banale, creare ponti fra popoli diversi, cercando di mettere al primo posto la difesa dei diritti umani, delle persone, dei popoli e la lotta per la pace. Bene, io mi fermo e vi invito a seguire questo percorso per capire un po' quello che è il messaggio che noi vogliamo passare e per il quale vogliamo impegnarci. Grazie. Ancora un intervento, ringraziando Barzella, e questa volta dell'assessora alla cultura del Comune di Viareggio, Cristina Boncompagni. Buonasera a tutti e a tutte. Io ringrazio subito, in maniera molto sentita, l'Associazione Punto Critico per aver pensato questo premio, perché non è assolutamente frequente, appunto, che si verifichino iniziative di questo tipo. Quindi ringraziamento reale, sentito. Anzi, credo che, l'ho già detto l'anno scorso, mi dispiace ripeterlo, però credo che se iniziative di questa natura fossero più seguite, ne ispirassero delle altre, si creasse appunto un bel circuito virtuoso di iniziative di questo genere, tutti noi, tutte noi avremmo molto da guadagnare. Perché io ritengo, e credo ormai di non essere certamente la sola, né tra le poche persone che credono questo, ritengo che la grande questione che abbiamo di fronte, che la politica intesa in senso ampio naturalmente, ha di fronte in questa epoca qui, è la grande questione del confronto, dello scambio, dell'incontro appunto tra culture diverse. Quindi non credo proprio più, anche dopo qualche anno di esperienza amministrativa, che la questione migrazione sia una questione sociale. È certamente questione che ha a che fare con il sociale, come molte altre questioni, ovviamente che riguardano le persone, ma è soprattutto questione culturale. Noi abbiamo proprio, io credo, il dovere, forse anche proprio il compito, come persone che si occupano in qualche modo di politica, di amministrazione, di cultura, di assumerci proprio la responsabilità di rinnovare, di riformare, di cambiare le politiche dell'accoglienza, sia quelle generali, nazionali, sia quelle locali, nelle città. Perché non è più pensabile che si possa affrontare una questione di questa natura, con questi numeri. Noi abbiamo nelle nostre città ormai, a Viareggio, una quantità molto consistente di persone che provengono da altri paesi, persone migranti di varie nazionalità. Non è pensabile che continuiamo ad affrontare questo incontro soltanto con strumenti di carattere assistenziale, oppure, peggio ancora, con una non assunzione di responsabilità che deve essere collettiva, perché altrimenti non può naturalmente funzionare. Io credo che Viareggio, appunto proprio perché ha una storia molto significativa di città di accoglienza, abbia anche forse le carte in regola per porsi come un modello appunto di accoglienza anche nell'epoca moderna, anche nel momento di oggi. Per far questo io credo che il lavoro culturale sia fondamentale. Quindi il lavoro nelle scuole, il lavoro dove appunto convivono, per fortuna spesso felicemente, ragazzini e ragazzine nativi e migranti insieme, nelle scuole, in tutte le altre istanze associative della nostra città. È l'impegno appunto che dobbiamo assumerci.
Annale mi ha invitata ad essere molto breve, quindi sono costretta a correre. Dico appunto che le grandi manifestazioni della cultura di Viareggio hanno cominciato anche grazie a uno stimolo esercitato appunto da associazioni come questa ad aprirsi a queste problematiche. E abbiamo appunto potuto avere dei momenti di riflessione durante l'edizione scorsa del Festival di Europa Cinema e l'edizione anche del premio letterario Viareggio Repaci, anche questo grazie all'impegno di Luciana Castellina. Ecco, io penso che la strada sia questa, appunto, quella di non smettere di pensare che sia possibile un confronto, un incontro vero tra tutte le realtà appunto esistenti in questa città. E siccome quello che esiste è impossibile continuare a non vederlo, è bene cominciare appunto a porsi il problema in altri termini. Ringrazio moltissimo i nostri ospiti, i vincitori e le vincitrici, ma soprattutto le vincitrici, mi pare. E di questo ovviamente sono molto molto felice. Io credo che se aumenterà il numero anche delle donne migranti, forse sarà anche più facile il lavoro di confronto e di incontro fra civiltà. Grazie a tutti. Ringraziamo di queste belle parole Cristina Boncompagni e chiamiamo l'ultimo intervento di questo momento, l'assessore Petrucci, vicepresidente della provincia di Lucca, che ci darà il suo contributo. Prego. Buonasera a tutti voi, chiaramente anch'io un benvenuto agli ospiti, mi sembra, alle premiate e ai premiati. Ma io vengo volentieri a questa manifestazione, non solo perché appunto rappresento la provincia, ma anche personalmente. Ero presente anche l'anno scorso e devo dire, non solo mi fa piacere essere presente, perché questo direi è un premio intelligente, no? Un premio che ha una caratteristica della novità, è stato già illustrato dal Presidente della giuria, da Martina, quindi dall'associazione che l'ha organizzato, ha una valenza molto importante, in qualche maniera anticipatrice rispetto ad altri premi. Ma vengo anche volentieri perché qui c'è un premio a Tom Benettollo, che è stato un personaggio con il quale io ho lavorato diversi anni, abbiamo lavorato insieme, lui era nell'ARCI, era nell'AMPAS, e abbiamo cercato di dare un contributo a creare una società più a dimensione solidaristica e anche un cambiamento della politica in senso più solidaristico. I risultati poi non sono stati certamente quelli che speravamo, ma c'è stato un lavoro, come posso dire, comune importante, che ha creato anche appunto un sentimento di amicizia e di affetto. Quindi la sua scomparsa è stato anche per me un fatto molto, molto doloroso. Mi fa piacere che l'associazione continui a ricordarlo. Io non voglio fare molti discorsi perché è stato detto di fare appunto un saluto di sintesi molto, molto breve. Ecco, io devo dire, è stato detto costruire ponti. Io credo che, come posso dire, che nonostante le difficoltà, le complicazioni, la incapacità di questo mondo ad avere un dialogo vero, costruttivo, proficuo, ci sia, come posso dire, un cambiamento che sta avvenendo nonostante tutto, nonostante chi si oppone, un cambiamento sotto i nostri occhi che punta verso sempre una maggiore integrazione e lavoro insieme tra diverse culture, religioni, popoli. È in qualche maniera questo, come posso dire, questo premio si inquadra in questo tentativo e bisognerebbe che ci fossero più iniziative di questo tipo di dialogo, perché il mondo sta cambiando. E io, per essere sintetico, pensando al saluto che avrei dovuto fare, sono andato a ricercare un articolo sui comportamenti ed etica e vi leggo 10 righe, velocissimo, mi sembra che rappresenti un pensiero che forse dovremmo tutti condividere, almeno mi auguro che dovremmo tutti condividere, e che forse è un percorso in cui voi in qualche maniera siete già anticipatori. Questo articolo parte dalla deterritorializzazione. Assisteremo, dice, alla nascita di un uomo nuovo, sempre più costretto a fare appello ai valori che trascendono la garanzia fino all'offerta dalla tradizione, dalla religione, dall'etnia, dal colore della pelle. Il prossimo,
sempre meno specchio di me e sempre più altro, obbligherà tutti a fare i conti con la differenza, come un giorno ormai lontano siamo stati costretti a farli con il territorio e la proprietà. La diversità sarà il terreno su cui far crescere le decisioni etiche, mentre le leggi del territorio si attorciglieranno come i rami secchi di un albero inaridito. Fine dell'uomo come l'abbiamo conosciuto, sotto il rivestimento della proprietà, del confine della legge, e nascita dell'uomo più difficile da collocare, perché viandante inarrestabile, in uno spazio che non è garantito neppure dall'aristotelico cielo delle stelle fisse, perché anche questo cielo è tramontato per noi. Bene. Saluto, senza dargli la parola, ma siamo d'accordo, l'assessore Toschi della Regione Toscana, che interverrà più tardi nella premiazione, e faccio un piccolo richiamo per quanto riguarda, prima di avviarci appunto alla fase delle prime premiazioni che riguardano il premio letterario e quello giornalistico, all'autore che l'anno scorso passò inosservata, l'autore dei premi che verranno consegnati oggi. Voi sapete che il nostro premio, per varie vicissitudini, non consegna premi in denaro, non abbiamo molti fondi, anzi dobbiamo ringraziare tutti quelli che si sono adoperati perché questa edizione potesse aver luogo. Nonostante sia un'edizione quindi contenuta nei costi decisamente, e questo ci sembra anche giusto e corretto, perché i soldi vanno appunto amministrati correttamente. E tornando all'artista, all'artigiano, che credo che dicendo artigiano non tolga niente alla qualità e alla bravura di questo artista, che ha realizzato queste opere, che è Lorenzo Malfatti, che è presente qui con noi, al quale vorrei che fosse fatto un applauso, perché in realtà le cose che poi appunto potrete vedere sono sicuramente di buona qualità e esprimono proprio non soltanto di buona qualità da un punto di vista della fattura, ma hanno qualcosa in sé che va al di là, quindi che ci mette proprio del proprio, di un amore per particolare. Veniamo quindi a questo punto alla prima sezione della premiazione, appunto, che come dicevo riguarda la letteratura e il giornalismo. E cominciamo appunto con la letteratura e per questo chiamerei il presidente della giuria, Gino Barzella, per leggere le motivazioni che hanno portato all'assegnazione del premio a Sara Lucanici, come è stato già anticipato. Concorso letterario a Sara Zurra Lucanić dalla Croazia. Motivazione. Rione Kurdistan. Tre racconti appesi al filo rosso del dramma di un popolo senza terra. I racconti illustrano bene la fierezza, la memoria di un popolo dimenticato che tuttavia non si è prosciugata vagando da campi profughi in campi. Il vento freddo proveniente dall'Anatolia soffia a vortice sul monte Zapros, attorno ad un pallone rosso, dentro una panda, nel mito dello zio Apo, portandosi a fior di pelle l'eterno rancore contro la Turchia. Il piacere di leggere questi racconti e mi sono piaciuti veramente moltissimo. Uno di questi, il più corto, ma non per questo meno interessante, verrà letto più tardi, per cui tutti quanti avranno modo di assaporarlo. La domanda che ti vorrei porti è questa: te sei in Italia dall'87 circa, però scrivi in italiano soltanto dal 2004. Da due anni, quindi. La domanda è questa: come mai soltanto adesso? Perché l'esigenza di scrivere in italiano? Che cosa... Qual è stato il percorso che ti ha portato a questa scelta? Anch'io sono emozionata, tutti emozionati oggi. Comunque, non lo so, non è che c'è una risposta ben precisa. Sì, dall'87, però non è che arrivo da tanto lontano. Anche mia nonna era di provincia di Udine, perciò non è che ho fatto una strada molto lunga. Italia era
mia scelta. Comunque ho scelto di parlare con di altri popoli, ecco. Per me, così 2 anni fa, ho cominciato a scrivere in italiano perché forse lo parlo un po' meglio. E poi penso che è un inconscio che parla e penso che tutti parlano di questa multiculturalità, di tutte queste cose. Allora io nel mio piccolo vorrei raccontare questi mondi dimenticati da tutti, anche se provengono da Kurdistan, sono storie vere, possono provenire anche dal Svezia, dall'Aponia, dall'Africa, perciò insomma per me il mondo è veramente piccolo. Grazie infinite. Chiamo Kossi Komla Ebri per dare un altro tocco di multiculturalità e multicoloralità a questo palco, vincitore del premio l'anno scorso, e al quale, prima di far consegnare il premio, voglio fare una domanda molto semplice: come è cambiata la tua vita da quando hai ricevuto il premio Mare Nostrum? Prego. Sì, guardi, dovrai, diciamo, trovare qualcuno per proteggerti contro tutti i fans che ti staranno dietro per cercare di avere l'autografo. No, il premio Mare Nostrum seriamente ha fatto una cosa secondo me molto importante: ci ha tolto praticamente da oggetti di attenzione a soggetti di attenzione, e scusate se è poco. Prego, l'uso del premio, ecco, questo premio appunto di Lorenzo Malfatti, quest'opera, quest'onda, questo è il simbolo del nostro premio, quindi quest'onda del mare che ci unisce e che unisce le varie sponde. Grazie ancora a Sara Lucanic e grazie a Kossi Komla Ebri. Passiamo allora all'altro premio di questa prima sezione, appunto, che è la sezione giornalistica. Ancora una volta Gino Barzella che legge le motivazioni del premio. Premio giornalistico Nasera Ben Ali, Algeria. Motivazione: giornalista sfuggita alle ire dei GIA, gruppi islamisti armati, è imprigionata dal governo algerino a causa del suo lavoro, da anni vive in Italia. Ha portato avanti un lavoro di denuncia e di ricerca di punti in comune fra le due sponde del Mediterraneo che tutti vorremmo più vicine. Da notare soprattutto il suo ultimo contributo editoriale, conseguenza e frutto maturo di un lavoro giornalistico puntiglioso e attento. Un libro dal titolo Scontro di inciviltà. Nasera dice proprio inciviltà e non civiltà, a prova della sua capacità di far fuori i troppi luoghi comuni che asfissiano immigrati e musulmani. Prego, chiamo Nasera Ben Ali sul palco. Quello che mi interessa capire, ecco, è la posizione, te scrivi in alcune righe dicendo, di una musulmana laica, quindi il punto di vista che ti ha portato a scrivere questo libro, quindi l'esigenza che ti ha fatto sì che questo appunto potesse diventare un patrimonio di tutti e un punto di riflessione. Ecco, vorrei che tu ci raccontassi brevissimamente quello che è stato questa genesi del libro. Grazie. Ma in generale noi giornalisti, facendo il nostro lavoro, non parliamo di noi, ovviamente raccogliamo solo storie, testimonianze di altre persone, però vivendo questa esperienza di fare il lavoro da giornalista sulle due sponde, sia scrivendo dall'Italia per il mio pubblico algerino e scrivendo per i lettori italiani su vicende del mondo arabo musulmano, mi sono spesso trovata in confronto con questi pregiudizi, questi luoghi comuni che, al di là del fatto di essere giornalista, comunque erano rivolti alla persona, semplicemente perché provenienti di un'altra cultura, di un'altra confessione. E questo libro praticamente è venuto veramente come un sfogo, infatti molti degli amici che l'hanno letto mi hanno detto si sentiva molta rabbia nel libro,
e io non mi sono resa conto scrivendolo, però immagino che c'è qualcosa che traspira di questa nonna rabbia, ma piuttosto una voglia di esprimere questa incomprensione davanti a questo dilagarsi di pregiudizi, di luoghi comuni che fanno che oggi stiamo vivendo un vero diktat intellettuale, come lo chiamo io, di quelli che vogliono assolutamente dividere il mondo in musulmani e occidentali, in arabi e europei e così via. Perciò questo libro è stato soprattutto una specie di messaggio, di raccolta di storie per dire che guardate, qualche volta le certezze delle alune e delle altre non sono così assolute, che basta sentire il vissuto di altre persone per poter creare una crepa in questa certezza e cominciare a riflettere che forse c'è un'altra verità. Grazie. Credo che la lettura di questo libro, che sicuramente sarà molto piacevole, molto interessante, aiuterà in questo percorso. Chiamo allora Cristina Boncompagni, come assessore e come donna della nostra città, a consegnare il premio. Credo che lo faccia con particolare piacere. Prego. Grazie quindi a Nacera Benali e a Cristina per la partecipazione. Come dicevo prima, in questo spazio vorremmo dedicarla alla lettura di un brano, ma proprio di un racconto della vincitrice del nostro premio dell'edizione letteratura. La Barca Rossa. Oggi mi accontento della mia cena. Ieri era importante mangiare e bere. Quanto basta per affrontare il viaggio? Eravamo messi dentro quella stiva puzzolente, noi sistemati come le acciughe sotto il sale, strette strette. Noi, nella pressa che sprigionava un odoraccio disumano. Noi, le anime cancellate, in una storia che non tagliava le strade. La mia vita vale $1,000 americani. La mia vita vale un versamento di 900 euro. Siamo scomodi, come le fogne otturate. Ma presto ti abitui alle gocce del sudore che inumidiva i corpi di pelle scura. E più il viaggio andava avanti, e più la nostra carretta lasciava qualche spazio tra i corpi asciugati e dimagriti a vista d'occhio, e qualche anima che si era trasferita al di là, restava parecchio campo per la puzza. Passavano le speranze smarrite dentro la corsa che non lasciava nessun'altra scelta. Hanno deciso per noi gli altri, per 1,000 verdoni americani, più di 900 euro. Noi siamo oramai al di là. Per noi la corsa è finita qua, traditi. La barca era rossa, quello me lo ricordo bene. Aveva il colore dei tappeti che le nostre donne facevano nel nostro campo profughi. Mio padre, assieme allo zio, avevano portato un telaio. Mia madre era la migliore tessitrice del campo. Sulla mia barca rossa potevo sognare la vibrazione dei fili di luna tessuti nel vento confidente. Quel miraggio mi faceva compagnia durante il viaggio. Perdevo l'idea del tempo, il buio scandiva il nostro cammino, e più mi allontanavo e più mi scaraventavo assieme alla nostalgia del mio fazzoletto di terra profuga curda. Il rosso carminio, come il colore della barca che ci aveva sbarcato. Avevamo smaltito un muro maledetto dentro l'Europa per farne degli altri. Alcune lezioni di storia non servono a nulla. Non servono a nulla. Questo penso con rabbia, ieri e oggi. La Mellila era un serpente di filo spinato lungo 11 chilometri, il nuovo muro d'Europa per accogliere le zattere di fortuna della merce buona e paziente. Mellila mi suonava come il nome di una donna dolce e accogliente. Invece si era rivelata una traditrice spettinata e con artigli pronti e affilati per lasciare i graffi nemici sui nostri visi stanchi e zuppi di salsedine. La Guardia Civile Spagnola,
insieme alla polizia marocchina dall'altra parte, giocavano con noi una partita di pallavolo. Ecco, io volevo immaginare quella griglia spinata come una rete da gioco. Il viaggio massacrante ti fa passare tutte le cattiverie. All'improvviso ti trovi spalla a spalla con i fratelli del Mali, della Mauritania, del Camerun, compagni di cammino dalle terre deserte e lontane. La nostra gita finisce qua, cari miei amici d'avventura. Le nostre scale di fortuna erano cosparse dei getti d'acqua e del pepe per fermare qualche sciagurato che pensava a un'ipotetica fuga. Io pensavo alla mia barca rossa. Io pensavo alla nostra zattera buona e paziente. Volevo che mi riportasse nel mio campo profughi. Oggi mi trovo in Italia. Vivo a Badolato, un paesetto arroccato nella Calabria sulla statale 106 ionica. Alcuni la chiamano la strada della morte. Per me è la strada della luce. La vita è incantevole anche per questo. Spesso mi viene in mente la mia barca rossa, specialmente quando tira il vento. Mi domando chi porta adesso. Vorrei immaginare che è diventata un peschereccio fortunato. Un peschereccio fortunato. Non solo musici, quindi, ma anche fini lettori di questo bel racconto che secondo me è estremamente toccante e molto vicino alla realtà di tutti i giorni che ci attraversa. Passiamo ora ad un intermezzo che presento con particolare piacere, perché abbiamo un ospite che non riceve premi ma è qua e che quindi ci viene venuto a trovare, uno scrittore cubano, Miguel Meides, che prego di accomodarsi qua sul palco. Che presenta un suo libro, un libro tradotto da poco in italiano, del quale credo voglia appunto e abbia piacere di leggere qualche brano. Questo libro, che io non conoscevo, che leggerò anche questo con molto piacere, tratta di un narra di una storia di un palazzo, una serie di persone che vivono in un particolare edificio di Cuba, e è una metafora sicuramente della vita cubana. E vorrei chiedergli ora, se il traduttore mi aiuta in questo appunto, come nasce questo libro? Qual è appunto la storia di questo libro? Prego. Preferisco non leggere nessuna parte del libro. Desidero dedicare questo libro al ricordo di due persone, entrambi dell'Arci, a Tom Benettollo e a Loris Romagnoli, che era presidente dell'Arci di Cesena, amici con i quali lui aveva un forte rapporto di amicizia. Due anni fa lui ha avuto una brutta vicissitudine di salute. Ci sarebbero restati due o tre mesi di vita. Loris Romagnoli lo chiamò e anche Tom andò a visitarlo a L'Avana quando lui era già in ospedale. Lo andò a trovare quattro volte. Quello che lui si sta chiedendo ora è perché i suoi amici sono morti e lui si trova ancora qua. Io a loro regalai questo libro, questo romanzo. In questo momento mi piacerebbe che anche loro potessero leggerlo, questa volta tradotto in italiano, perché in fondo anch'io sono, come i premiati qua, uno scrittore migrante, anche se non scrivo in italiano. Solitamente vengo quasi tutti gli anni, passando quasi due mesi in Italia. Vivo qui. Sono molto felice per i rapporti di amicizia che ho con il popolo e con tante persone in Italia. Questo libro è stato scritto nel biennio 95-96. Chiamato per eufemismo quel periodo storico, periodo speciale, che è stato poi, credo che diversi di voi sappiano, conseguente al crollo del muro di Berlino e chiusura dei fondi sovietici che smisero di arrivare a Cuba. Io avevo un'automobile sovietica. Poteva fare qualsiasi cosa, da macchina per il caffè o pasta. Non era un'automobile che mi potevo spostare da un posto all'altro della città. In un posto della città, che si chiama appunto il Prado, dove si sviluppa questo racconto, io tutti i giorni ero in quel posto per prendere un autobus che mi portasse fino a casa. E vedevo passare un sacco di gente significativa della città, gente che fa mercato nero, gente che sbriga le proprie faccende quotidiane. E lì mi è venuta l'idea di scrivere questo romanzo. Questo romanzo non è nient'altro che un edificio della città, dove lui comunque racconta di tutti i personaggi che sono in questo edificio e i rapporti che esistono fra tutte queste famiglie. Un muy italiano también es universal. Y esta novela
tiene settori. Questo libro non si è scritto solamente a Cuba, ma è stato scritto in parte in Germania, in parte in Italia. Si scrive in Alemania, parte in Italia e parte in La Habana. È un libro che non avrebbe avuto fortuna in Italia. L'aveva proposto a diversi editori, ma nessuno ha voluto tradurlo. E l'editor francese? In Francia e in Germania è già stato pubblicato. L'editor tedesco in seguito lo pubblicò. E finalmente voglio raccontare un aneddoto. E adesso vi racconto un aneddoto dell'editore francese. Pubblicò in Paris, in Le Figaro. Quando si pubblicò in Francia, apparve la sua fotografia su Le Figaro. In Le Figaro. C'era scritto, questo articolo diceva che Mejides accusava il regime di Fidel Castro e i suoi amici chiamavano a Cuba, ovviamente. Gli chiedevano se lui era diventato un dissidente, perché in periodo di crisi i dissidenti aumentano, ci sono gli opportunisti di questa cosa. E io ai miei amici rispondevo, ho semplicemente raccontato la verità, la vita. E io non ho scritto né quello che chiede il segretario del Partito Comunista Cubano e nemmeno quello che vorrebbe che scrivesse il segretario dell'ambasciata statunitense. Vi garantisco come pubblicità che se vogliono conoscere La Habana, leggete questo libro. Avrebbe potuto essere un libro migliore, però sempre i sogni non si realizzano sempre. Procediamo quindi con la seconda sezione della giornata, la sezione speciale appunto, che vede l'assegnazione di due premi, del premio che sono già stati ricordati, il premio della solidarietà e il premio Tom Benettollo. Il premio della solidarietà va a Minato Haider, che si è fatta da sempre testimone dei diritti civili, dei diritti del popolo sahrawi, che purtroppo oggi per impegni che l'hanno trattenuta a Ginevra non potrà essere qua e sarà sostituita e riterrà il premio Fatima Mahfoud. Invito quindi Gino Barzella ancora, questo è un premio che viene assegnato dall'associazione Punto Critico, a leggere le motivazioni che hanno spinto la giuria appunto a vedere in Haider la vincitrice di questo premio. Premio diritti umani. Aminatou Ali Ahmed Haider, Sahara Occidentale. Motivazione. Donna che ha scelto di credere e lottare pacificamente per l'indipendenza del suo popolo dall'invasione marocchina. Un'attivista dei diritti umani già detenuta nelle carceri marocchine per ben 3 volte. Situazioni ove, come lei stessa ci racconta, la tortura era il nostro pane quotidiano. Aminatou Haider, dopo l'ultima reclusione nella prison noire di El Aaiún, in virtù della sua militanza, dopo aver subito torture fisiche e psicologiche, dopo un lunghissimo sciopero della fame, 51 giorni, durante la detenzione, è venuta in Europa a raccontare la sua storia, la storia del suo popolo. La mia resistenza è la resistenza pacifica sahrawi e vuole mostrare che la loro causa è giusta, fare sapere al mondo l'oppressione quotidiana del governo marocchino, ci sono famiglie separate, parte in esilio e parte nei territori occupati. Al ritorno so già che andrò dall'aeroporto in prigione perché il mio destino è tornare in carcere. Invito Fatima Mahfoud a venire sul palco. Grazie per essere qua, ci dispiace che sia stata trattenuta, ma a te vogliamo rivolgere la domanda che avremo rivolta a lei, quindi di parlarci, di illustrarci ancora, anche se questa causa è ben nota e ben conosciuta nel mondo, il vostro impegno e l'impegno in Italia, però che tu ci dicessi te appunto qualcosa su questo. Innanzitutto grazie per aver pensato a Aminatou Haider, non succede spesso che ci si pensi ai pacifisti, anche perché purtroppo nei nostri giorni i pacifisti sono messi da parte e molto spesso i regimi li guardano con sospetto, ma anche quelli più democratici, quindi non bisogna spaventarsi che un regime feudale metta in galera una donna madre di 2 figli per 10 anni. E la colpa di questa donna è di aver manifestato pubblicamente il suo desiderio di poter andare a votare. A votare per l'altro, per un referendum non deciso da noi, ma deciso dalle Nazioni Unite. Un referendum per il quale le Nazioni Unite spende centinaia e migliaia di dollari
Voi dovete sapere che sul territorio saharawi sono 14 anni che sono presenti i berretti blu, non i caschi blu. I berretti blu che sono una specie di polizia che controlla il cessate al fuoco che è stato accettato sia dal governo marocchino che dal fronte polisario che è il braccio armato del popolo saharawi. Referendum che non avviene da 14 anni. Generazione intera di saharawi aspetta, aspetta di poter votare per un referendum per la propria autodeterminazione. È un vero peccato che qua siamo con la presenza di uno scrittore israeliano, il cui a me fa molto piacere che ci sia un israeliano premiato per i diritti umani, perché la cosa bella che hanno a loro favore i palestinesi è che hanno a che fare con una società, nonostante l'occupazione israeliana nei territori palestinesi che nessuno può giustificare, i palestinesi devono veramente ringraziare tanto la società israeliana, perché ci sono tanti, ma tantissimi israeliani, ed è un piacere incontrarli, che quando non ci sono presenti i palestinesi, gli israeliani li difendono a viso aperto. A me dispiace dover ammettere che questo non accade con i marocchini, nonostante sono immigrati e sono in difficoltà e che vivono qui in Italia. Chiusa la parentesi, qui si parla di Aminatou Haidar, una donna che non ha sparato a nessuno, una donna che ha chiesto soltanto di poter votare. Lei merita questo premio, lo meritano i saharawi anche perché hanno dato 14 anni della propria vita alla pace. Io vi ringrazio. Aspetta, chiamo l'assessore Toschi, assessore alla pace della regione Toscana, a premiare il, credo. Sono venuto a portare il saluto del presidente Martini, che per impegni istituzionali non poteva essere presente. Peraltro a Viareggio sono a casa mia, perché io sono un lucchese, quindi, come dire, sono di casa. Ecco. Vorrei dire una cosa su questo premio e una cosa sulla vicenda del popolo saharawi, e quindi in qualche modo sulla storia che è qui rappresentata. Innanzitutto sul premio. Mi pare importante un premio che si misuri sulla grande cultura dei migranti, un premio, come diceva prima Gino Barzella, che vuole gettare ponti, e oggi gettare ponti significa misurarsi su una questione, perché i ponti possono anche cadere, e la possibilità che i ponti rimangano in piedi è in proporzione della cultura che li ha prodotti. Oggi la grande sfida del Mediterraneo è la riconciliazione. Questa è la grande parola che può, come dire, generare una nuova cultura e fare in modo che i ponti non cadano, perché a volte ci sono e, come abbiamo visto, vengono fatti distruggere. La seconda cosa legata al popolo saharawi. Io spero di andare presto. Ho chiesto ufficialmente, non dagli amici saharawi che ci conosciamo da una vita, ma di andare in Marocco, nel Sahara controllato dal Marocco, per andare a vedere esattamente le cose che sono state dette. Abbiamo chiesto ufficialmente di poter andare e mi è stato assicurato che ciò sarà possibile, e noi diremo, come diceva l'amico cubano, lo scrittore cubano che è intervenuto prima di me, noi diremo la verità, quello che vedremo, con molta tranquillità. Ma il problema del popolo saharawi è, come dire, una delle crune d'ago dove si gioca il futuro del Mediterraneo e la cultura della riconciliazione. Un'ultima cosa, un'ultimissima, permettetemela. L'amica algerina che non conoscevo, che per la grande amicizia, la mia storia è cominciata con l'Algeria, per così dire, e con l'Algeria del terrorismo, con l'Algeria negli anni 90, eccetera, ecco, parla di scontro di inciviltà.
ovviamente un gioco di parole, ci veniva spiegato prima, eccetera, eccetera. Noi crediamo, la Regione Toscana crede, che il confronto con la cultura dei migranti significa la costruzione di una pace tra le culture e non di uno scontro tra le culture, prendendo le culture dei migranti in tutta la loro profondità, non solo, come dire, letteraria, ma anche spirituale. L'altro giorno, il 4 di ottobre, per la giornata del dialogo interreligioso, è nata una carta promossa da tutte le confessioni religiose presenti nella Toscana e da tutti i presidenti della provincia, del presidente della regione, per una carta per la pace tra le culture, un testo approvato all'unanimità e un testo di grande rilievo. Come vedete, tutti insieme, ognuno porta il suo piccolo peso, il suo piccolo dolore o il suo grande dolore, la sua fatica, ma la sfida per tutti è un Mediterraneo di riconciliazione. Grazie. Consegniamo il premio, la Sede Toschi quindi consegna il premio a... Sì, ma... E questo è un'opera che si intitola Mediterraneo proprio, quindi... Grazie ancora. Ci sentiamo. Prego. Quindi chiamo a questo punto, in chiusura della giornata, ma anche se non è ancora terminata, il presidente dell'associazione Punto Critico, che prenderà parte appunto alla premiazione, ma che credo abbia il desiderio di fare alcune, di ricordare alcune tappe della nostra esperienza e di fare alcune precisazioni sulla giornata. Quindi Aldo Genovale, presidente dell'associazione Punto Critico. Andrea, più che Aldo. Cari compagni, cari compagni, amici, credo che questa seconda edizione, lo diceva bene in apertura Martina, lo diceva sia Paolo Annale che Gino Barsella, credo che rappresenti il consolidamento di un'esperienza importante, perché fare una prima edizione è la cosa più semplice, continuare, cercare di arricchirla e di renderla più interessante possibile, credo sia uno sforzo molto grosso che... credo che abbiamo ampiamente superato. La presenza qui fra noi oggi delle personalità che sono già intervenute, ma soprattutto di Uri Avneri, che è un pezzo fondamentale della storia del movimento pacifista israeliano, che rappresenta la coscienza politica di un popolo che con la sua forza, con la sua determinazione, con il suo coraggio, sta lentamente ricostruendo un sempre più vasto movimento pacifista israeliano, affrontando in prima persona pericoli che non sono certamente quelli che si affrontano a fare politica e a lavorare nelle associazioni che abbiamo in Italia. Quindi una seconda edizione, come sempre, semplice, perché ovviamente noi non possiamo avere né l'arroganza né la prepotenza di competere con premi che la nostra città ha, il premio Viareggio Repaci, che rappresenta un monumento alla della cultura italiana nel nostro paese e che ovviamente ha un suo spessore, ha decenni e decenni di esperienza con grandi personalità. Noi più semplicemente abbiamo fatto quello che ci sentivamo di fare, quello che la nostra capacità, il nostro impegno, la nostra passione ci permette, lo abbiamo messo al servizio di questa città, lo abbiamo messo al servizio della costruzione di un piccolo mattone nella costruzione appunto di ponti, lo diceva bene Barsella, e non di muri che purtroppo vengono ancora costruiti oggi invece che costruire ponti. Quindi una seconda edizione, io mi permetto anche di ringraziare veramente di cuore l'assessore Toschi, sapevo che aveva molti impegni anche lui oggi, ma non è voluto mancare a questa manifestazione, per noi è motivo di orgoglio, è motivo di soddisfazione, così come l'assessore vicepresidente della provincia di Lucca, Patrizio Petrucci, che già lo scorso anno, assolutamente in modo molto semplice, era venuto come... partecipante a questa manifestazione, a noi colpì molto questo atto, l'assessora Cristina Boncompagni, che anche quest'anno ci ha dato una mano nella costruzione di questo premio,
E soprattutto mi va di ricordare, oltre al presidente dell'azienda di promozione turistica della Versilia, mi va anche di ricordare appunto questo messaggio del Presidente della Repubblica che ci ha conferito l'alto patronato della Presidenza per questo premio, che credo rappresenti il top, il massimo della soddisfazione per noi, perché veniamo premiati da una carica così importante e così prestigiosa ovviamente. Credo che questa nostra edizione, la seconda edizione, come sempre nell'alveo dell'indipendenza, dell'autonomia di questa associazione che ha, diciamo, l'arroganza, chiamiamola così, di pensare con la propria testa e quindi di cercare di proporre temi e confronti nel campo culturale, non solo, credo che sia importante, proprio perché oggi il 7 ottobre cade proprio a un anno la celebrazione della... quella gravissima, vogliamo chiamarla col suo nome, strage che fu fatta a Ceuta e Melilla. Noi siamo qui per cercare appunto di ricordare anche quella, anche se il nostro è il campo della cultura, il campo letterario, il campo della solidarietà, che costruisce, credo, i migliori ponti per costruire società in cui la multiculturalità, in cui il conoscersi e lo scambiarsi le proprie idee, anche differenti, anche lo abbiamo visto oggi. Io sono contento che sia presente la comunità marocchina in Italia, i suoi rappresentanti, gli amici dell'associazione Amici del Marocco in Italia, perché credo che sapevamo benissimo, lo sapevamo con Uri, ma lo sapevamo anche con Aminata, che potevamo creare anche una discussione. Io non sono né scandalizzato né è giusto, ci sono punti di vista differenti, li abbiamo al nostro interno, è giusto discutere. Noi, ripeto, abbiamo il nostro punto di vista, abbiamo la nostra politica, non prendiamo ordini né dal fronte Polisario né tantomeno dall'ambasciata del Marocco. Ripeto, abbiamo questa arroganza di pensare con la nostra testa, sbagliando, avendo ragione, non ci interessa. Però credo anche che sarebbe stupido da parte nostra, proprio per questa indipendenza che vogliamo e che difendiamo, non accogliere anche l'invito. Fra le altre cose, io sono stato personalmente lo scorso anno a Rabat al congresso della PPS del Marocco, abbiamo discusso con i compagni, con gli amici della PPS, con i rappresentanti del governo, quindi c'è la massima, almeno da parte mia, e chi la pensa come me, diciamo così, ad avere un rapporto fraterno con il fronte Polisario, un rapporto fraterno con gli amici del Marocco e del movimenti marocchini, ovviamente, ripeto, tenendo la nostra autonomia, la nostra indipendenza di giudizio, il nostro punto di vista. Però essendo proprio un punto di vista che, come tutti i punti di vista, può essere parziale, io accolgo, parlavamo con il compagno degli amici del Marocco lì fuori e con i rappresentanti della comunità. Come associazione siamo disponibili, nel momento in cui ci verrà proposto, da fare un confronto aperto a Viareggio, a Macarrara, dicevano, dovunque, ad avere un confronto anche di un certo livello sulle relazioni che c'è tra il movimento di solidarietà italiano con il Marocco, affrontando... Io credo sarebbe sciocco ridurre tutta la questione del Sahrawi, che, ripeto, su quella abbiamo punti di vista differenti, che io confermo in questa sala, la nostra opzione, lo abbiamo detto, è per il Polisario. Dopodiché in Marocco ci sono state alcune politiche importantissime sulla revisione del diritto di famiglia, che rappresenta, a mio avviso, uno dei passaggi più progressisti che c'è in questo momento, non solo nell'area magrebina ma nel Medio Oriente, che credo meriti di essere conosciuto, di essere affrontato, di essere sviscerato e di essere appunto un confronto aperto nel quale ci diciamo come la pensiamo in maniera aperta, in maniera pacifica, se possibile, altrimenti io non sono neppure un pacifista di quelli ad oltranza, voglio dire, discutiamo nelle forme e nelle modi che riusciamo, che la nostra civiltà appunto ci rende possibili. Quindi in questo senso, e voglio chiudere, non rubo altro tempo, perché quest'anno è anche un anniversario importante, un anniversario che purtroppo è passato inosservato alla stragrande maggioranza, ma un anniversario importante perché segna ad esempio l'assassinio di due italiani negli Stati Uniti che avevano solamente la colpa, uno, di essere immigrati italiani.
Quindi troppo spesso in Italia il becerismo e le falsità della Lega, di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, l'abbiamo visto col caso dell'aggressione a quella compagna lesbica qua a Viareggio, incitata, purtroppo anche qua ce lo siamo scordati, ma pubblicamente da forze come Alleanza Nazionale, da Forza Italia, da consiglieri comunali, da consiglieri della circoscrizione di Torre del Lago, che in pratica incitavano alla violenza nei confronti di queste persone. Quindi questo anniversario, questo 2006, è anche importante perché negli Stati Uniti, appunto, due italiani, prendo loro come oggetto, come priorità, come caso illuminante, furono appunto giustiziati sulla sedia elettrica, uno perché italiani in un momento in cui c'era la caccia alle streghe, all'immigrato, due perché erano anarchici. L'80° anniversario della morte di Sacco e Vanzetti credo sia per noi, per me sicuramente, un motivo da riprendere, da ridiscutere, perché quelle cose, quelle brutalità che avvenivano negli Stati Uniti ai nostri danni, in molti casi stanno avvenendo oggi in Italia a danno di altre persone che come noi andavano lontano da casa, lontano dagli affetti, lo dicevano prima chi mi ha preceduto, a cercare un minimo di vita, un minimo di civiltà. Quindi una seconda edizione che adesso andrà nella parte sua conclusiva. Io mi sento di ringraziare sia Paolo Annale, sia la compagna Martina, il compagno Musolino, Jacopo Venier, che non è potuto venire qua oggi, Cinzia Palazzolo, insomma tutti i compagni e le compagne che ci hanno dato una mano nella costruzione, insieme a Roberto Antonini, che era qua presente, che ci ha dato una mano. Quindi in questo piccolo premio, questo piccolo risultato collettivo, che credo sia importante, è importante anche nella polemica, anche nella diversità, perché ci fa segnare, credo, un passo in avanti nella comprensione e nel rispetto reciproco, che appunto deve essere reciproco e quindi da parte di tutti. Grazie e buon proseguimento. Bene, chiamo quindi Musolino perché legga le motivazioni che vedono dare il premio Tom Benetton, Laurie Avner, e quindi chiaramente poi inviterò Uri Avner a salire sul palco per ricevere il premio. Prego. Grazie. Io credo che anche quest'anno noi per la seconda volta ci troviamo contemporaneamente a dare questo premio Tom Benetton e quindi da una parte a voler premiare una persona che riteniamo meritevole rispetto al campo dei diritti e quindi della solidarietà internazionale, quindi di un impegno civile in questa direzione, e dall'altra è anche per noi l'occasione per ricordare Tom, l'amico Tom, il compagno che con noi ha portato avanti tante battaglie e con cui tante volte ci siamo trovati a discutere, ad apprendere, anche a sentire consigli importanti. Credo che forse in maniera particolare il premiato di quest'anno farebbe piacere a Tom, perché Tom si era speso veramente in maniera enorme nel cercare di unire quei fili fra quella parte di società palestinese e quella parte di società israeliana che lui riteneva fondamentale far dialogare. Voglio ricordare il suo impegno ormai più di 10 anni fa nel costruire quella prima catena umana a Gerusalemme fra i pacifisti italiani, fra i pacifisti internazionali e nello stesso momento i pacifisti palestinesi e i pacifisti israeliani. Fu un momento importantissimo e fu un momento che segnò una svolta non solo in quella parte del mondo ma a livello internazionale, insegnò forse a noi tutti a cercare anche nell'altra parte l'amico e colui che insieme a noi lotta tutto sommato per le stesse cose. Ecco, io penso che in questo senso la vita di Uri Avneri con le varie tappe sia stata fondamentale, e la cosa importante è che oggi ancora col suo esempio e con la sua testimonianza lui porta avanti questa battaglia, ed è appunto la battaglia del dialogo. Noi siamo convinti che non ci può essere pace senza diritti, e quindi lottare per la pace, come fa Uri quotidianamente, riaffermando il dialogo e abbattendo quei muri proprio per costruire i ponti, sia un esempio altissimo di lavoro appunto per la pace e contemporaneamente per i diritti del suo popolo, del popolo israeliano,
del popolo palestinese che è sotto occupazione, ma quando i diritti sono di tutti, sono anche diritti universali e sono quindi anche diritti nostri che viviamo in Italia. Quindi chiederei ad Uri di venire. Ovviamente siamo, vi stavo dicendo da tutt'ora appunto di dire che siamo onorati di averlo qui con noi e che siamo, e questo per noi è un grande privilegio, e vorremmo che lui ci dicesse qualcosa appunto di circa il suo pensiero, il suo essere qui oggi, perché appunto possa illuminarci, possa aiutarci a capire, a comprendere. Prego. Thank you very much. I'm very honored. Grazie, sono molto onorato di essere qua, sono molto onorato di ricevere questo premio insieme a coloro che mi hanno preceduto. Anche se non capisco l'italiano, ho potuto comprendere ciò che è avvenuto sinora leggendo le espressioni dai vostri volti. Ogni giorno, quando apro gli occhi, io vedo il mare. Lo stesso mare che si può vedere da qua, il mare Nostrum. Dire Nostrum, cosa significa? Ci sono parecchie guerre nella storia del Mediterraneo, mentre direi che principalmente il Mediterraneo rappresenta un ponte tra i paesi, un ponte tra le nazioni. Il presidente Bush parla adesso della collisione tra civiltà, delle guerre, delle crociate tra cristianità ed Islam. Tenendo presente la mappa del Mediterraneo, si vedono 10 nazioni islamiche che si affacciano dalle sue coste, 7 nazioni cristiane e una piccola nazione ebraica. Il Mediterraneo dovrebbe rappresentare un ponte tra tutte queste nazioni, in quanto cristianità e giudaismo si completano a vicenda e sono unite da un'unica spiritualità. Non vorrei criticare il Papa in territorio italiano, ma credo che sarebbe stato meglio che non avesse detto ciò che ha detto. At this moment there's only one war around the Mediterranean. In questo momento c'è una sola guerra intorno al Mediterraneo, tra Palestina ed Israele. Penso che sia un diritto di ognuno di noi auspicare la pace tra queste due nazioni. I think it is the duty of every one of us to fight for peace between these two nations. You mentioned Jerusalem. È stata menzionata Gerusalemme. Quando vengo in Toscana non posso non pensare a Gerusalemme, così simile alla vostra Firenze. Gerusalemme è città sacra per gli ebrei, per i musulmani, così come per i cristiani. L'Italia sta inviando truppe in Medio Oriente. Non so dire se questo sia un bene o un male, ma preferirei che l'Italia lavorasse per conquistare la pace, che inviasse gente volta alla conquista della pace tra Israele e Palestina, tra Israele e il Libano. I think that receiving this prize from you, penso che ricevere questo premio da voi nel nome di tutta la popolazione di Israele e di Palestina, che ambisce la pacificazione, rappresenti un grande tributo simbolico alla conquista della pace tra queste due nazioni che si affacciano al Mediterraneo. Thank you. Grazie. Prego il presidente dell'associazione che consegna il premio. Della allora a questo punto ringrazio tutti, chiamo i nostri amici musici a suonare le ultime note e con questo ringraziando per la calorosissima partecipazione tutti quanti gli invitati
i premiati, coloro che sono venuti, quelli che ci hanno dato una mano. Ringrazio a tutti e do un appuntamento, possibilmente sperando, per la terza edizione nel 2007. Grazie a tutti, arrivederci. Ora, concludiamo questo incontro. Prima ho sentito parlare di diversità, è una parola che si usa spesso, diversità. Credo che diversità in sé non significa, non è una cosa né buona e né cattiva. È un discorso, credo, di prospettive. C'è chi pensa che la diversità sia un motivo di esclusione, di affermazione sull'altro e di conflitto, e c'è chi crede, come noi e come tutte le persone che sono qui, credo, che la diversità invece è un'occasione di incontro, di crescita e di arricchimento. Per questo motivo io ringrazio tutti gli amici e le amiche di Punto Critico per aver organizzato una iniziativa come questa, che unisce le diversità e le fa diventare una ricchezza che non solo è una cosa bella, ma è una cosa indispensabile e irrinunciabile. Volevo permettermi, anche io nel mio piccolo, di consegnare un piccolo premio, che è un premio simbolico e affettivo, per questa persona che è qui a fianco a me, che lavora molto sulla diversità. Lui lavora con altre culture, lavora con bambini, con anziani, con malati psichici e con portatori di handicap. E quindi volevo dedicare questa lettura poetica a Maurizio Carbone, il maestro dei tamburi. Suona con la pioggia, per ogni goccia che scende, per il profumo di terra bagnata, per uno scintillio di rugiada. Il maestro dei tamburi parla col bosco, abbraccia gli alberi, cerca i suoi sogni. Il maestro dei tamburi su un ciglio di scogliera a scrutare lontano, lontano, così lontano da arrivare a se stesso. Il maestro dei tamburi cerca le sue radici, sempre innamorato, forse non avrà mai moglie. È sposato con la musica che batte nel suo cuore, al ritmo della grande madre, della madre di noi tutti, la terra. Il maestro dei tamburi intrappolato tra furori di lamiere e motori, impastati di smog e imprecazioni, città trita carne, città trita sogni. Il maestro dei tamburi ascolta i poeti, gli spiriti liberi, i prigionieri, e loro ascoltano lui. Il maestro dei tamburi suona coi bambini difficili che tutti amano e nessuno vuole. Che tutti amano e nessuno vuole. Talvolta i bambini suonano il maestro dei tamburi, ma lui risponde col coraggio del sorriso e i bambini capiscono e giocano e corrono nella bellezza. Il maestro dei tamburi è un facchino, ogni giorno monta e smonta, carica e scarica, monta e smonta, carica e scarica. Il maestro dei tamburi è stanco, ma la notte gli è amica, caffè e sigarette. Il viaggio, non abbiamo niente da raggiungere, noi siamo la strada.